Il traffico dei crocieristi nei porti italiani per il 2023 sarà di quasi 13 milioni di passeggeri, con un incremento del più 37%, un dato che inevitabilmente avrà un riverbero anche sui porti del sistema campano. A farlo notare l'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, che torna protagonista dopo 3 anni di stop legato alla pandemia, al principale appuntamento fieristico del mercato crocieristico in Florida, dove l'autorità di sistema portuale guidata dal presidente Andrea Annunziata è presente per promuovere, conoscere e rilanciare l'intero comparto delle crociere, che anche dopo la pandemia risulta essere in ottima salute. Civitavecchia avrà il primato in Italia con 2,8 milioni di passeggeri, mentre per quanto riguarda la Campania, su scala regionale sono previsti approdi per 510 navi con 1,6 milioni di passeggeri che approderanno negli scali di Napoli e Salerno. Sono stati numerosi gli incontri di lavoro tenutisi tra i principali esponenti delle compagnie da crociera, dei vari operatori del settore con autorità istituzionali. Tra i vari arrivi, il 17 aprile approderà tutti lunedì alla stazione marittima di Napoli la World Europa e dal 5 maggio invece farà per la prima volta scalo nel porto di Salerno Viva, la nuova nave NCL varata nel 2023. Sempre a Salerno la nave Costa Toscana ritornerà attraccando per la prima volta la stazione marittima di Zara Hadid. Un sistema in crescita, quello della portualità campana, che si propone l'obiettivo di integrare e proporre un'offerta turistica a 360 gradi per costruire pacchetti personalizzati a seconda delle compagnie crocieristiche da ospitare, ha fatto notare il presidente Annunziata.